Cuco, quello era il cantato che stavi a cercare, più o meno? Così posso fare. Lei chi è? Ma Stefano vedi? No, per finire. Ma lo vedi, mio Stefano? Io sono Carmine Crocco. Ma chi sarebbe Carmine Crocco? Io sono la resuscitamento del vecchio brigante Carmine Crocco, che è uno dei primi briganti del 1860. Ma lei crocca o scrocca? Campano. Lei crocca o scrocca? Faccio pure lo scrocche, anzi le scrocche. A fianco a lei chi c'è? Sulla sua destra chi c'è? Cuore della mamma, cuore della mamma se... Chi è lui? Lui è il figlio illegittimo di, come si chiama, quel Sudafrica che ha vinto il premio Nobel per la pace. Nelson Mandela. Nelson Mandela. La pace tra l'Occidente e il... L'accidente che ti fai. Digli cosa ti ha imparato, digli cosa ti ha imparato. Va bene, in una parola, una buccia è un tragedia. Comunque c'è un figlio che è stato imbaiato. Alla playa sbagliata, Giovanni Cascetta, in americano Johnny Cash, sto intervistando niente poco di meno che Claudio Bonetti, il più grande contrabbassista del centro scontrafatto. Ma questo è il microfono. Questo è il microfono. Di la verità, di, ma è vero che ti sei un po' scontrafatto oggi? Ma mi sento un po' contrabbassato. Perché mi hai aperto il microfono? Sa, prova 1, 2, 3 Jack si tira. Smollione di la geografia venuto dall'Africa per portare insieme al dittore la salsa, la pace, il messaggio di pace e d'amore. Quindi lei, diciamo che vuole, tu sarai quello che riporterà la pace nel mondo, giusto? Più o meno. Ma faccio la prova sotto la gamba, la capa, sotto la gamba, la gamba è appostata. Sa, si sente pronto. Salve, intervistiamo il, come dire, uno dei maggiori rappresentanti della cultura abruzzese dei nostri giorni, che ha riportato viva la figura dei briganti in Abruzzo, genni in cui adesso ormai la gente guarda solo la telefrizione e per strada non sa neanche quale cosa è una strada. Abbiamo qui il presidente dell'ANAS. Sa, è rotto il microfono. Siamo Giovanni Cascetta per il teledichio, questo qua, la mia trasmissione. Stiamo intervistando uno degli ultimi briganti abruzzesi. Cosa ne pensi del brigandaggio del 2010 qua, alle porte, alle finestre del 2010? Lui è il penultimo. Lui è il penultimo dei moicani e lui è il penultimo delle moiate. Grazie al microfono, aspetta, non è tappacino. Sa. Sa, prova. Allora, dicevamo. Stamattina? Leonzio De Vinci. A che è?
solo voi. Che ne pensi, Vince? Posso, paura. Sempre un piacere. Claudio Di Toro, detto il Toro di Sant'Esagna. C'è che le buci a mangiare. Vincent, detto anche. Detto anche il leone, il leone della giungla a Bruxelles. Vicenzo, detto anche Picone. A volte Piccone. Carlo Metronomo Porfilio. Marco Abbott. Abbott. Nel senso che dà una bella botta quando si. E lui è Iago, il nostro regista. Ciao ragazzi,